nostri cuori, quindi fa un sacco di cose. Quanti anni è che vai, avanti con questo progetto? L'anno ce l'ho dal 2010, quindi è nato però come un hobby per cui diciamo nel tempo libero è tutto questo cose. Anche adesso ancora nel tempo libero o sei nel tempo libero? No, no, per il tempo libero però diciamo come una pratica di tempo. Ultimamente abbiamo sempre più a che fare con blogger di tutti i tipi. È vero, è incredibile, proprio noi che odiamo le blogger di blogger. No, scherzo. Prenda, Andrea, non è facile, per la prima volta è una che non si dimentica mai. No, non è vero. No, ma è bravo, è un bravo ragazzo in realtà. Adesso andiamo a parlare. Che mi disegnano così. Va bene, andiamo avanti. Adesso andiamo a parlare invece di ciò che sono le cinecene. Sì. Perché uno dice, sono a Milano, non so che fare, o sono a casa, vado sul blog o di Elisa e mi scelgo un film, una ricetta, cucino, oppure vieni a una cinecena e cacci 30 euro. Però puoi anche vincere un percorso di cucina e tanti altri premi, perché noi mettiamo a disposizione un sacco di regali ci danno i nostri partner e ci si diverte perché insomma si mangia, ma intanto si gioca, si seguono nei film e alla fine più bravo. Facciamo proprio un esempio. Esatto, sì. Ciao, sono Andrea, piacere. Ciao, piacere. Lui è Andrea, io sono Alberto. Dove ci sediamo perché volevamo partecipare? Alla francese, si occupa di tutti i posti, uno vicino all'altro per socializzare. Tavolata lunga, molti vicini. Chi mi arriva meglio all'altro? Posso dire anch'io che sono misante? Certo, perché poi troverai un'altra persona che si divertiranno guardando. Sicuro lui, io se ne do in un mezzo. Troppo tempo passate insieme. Troppo, vuole portarmi in Croazia a Somos, ma col piccolo che c'è. Comunque andiamo avanti, allora. E che per esempio che film fate vedere? Una serie di spezzoni che si devono indovinare o c'è una proiezione proprio? C'è un tema e quindi ogni serata è dedicata a un tema. Per esempio la prossima, che sarà giovedì 12, a Cucina Rin, faremo la puntata dedicata all'estate, quindi faremo tutti film dedicati al mare, all'estate. Sapore di mare così arriverà! Ce ne sono un po', sì. E sì, tra una portata e l'altra si vedono delle spezzoni e alla fine insomma si fa il conteggio di chi ha indovinato più il film e il più bravo vince il corso di cucina e delle altre cose, tra cui il vino. Come ti trovano per partecipare a queste cinecene? Direttamente dal blog? Dal blog, grazie. Passaparola? Un po' di tutto, blog, passaparola, persone che si conoscano, il sito dei nostri partner Cucina Rin dove facciamo il già si vede Andrea, mette a queste cose qua, tu mi indovini tutto e io non becco nulla, bro. No, dai, dai. Sapere che io proprio memoria cinematografica zero. Zero. Dai, sono facili, sono quasi tutti i film facili, poi ne metto qualcuno più cattivo così, vedi che è più bravo, vedo che è veramente più bravo. Ma tu anche tu come la vedi per esempio un piatto a un film su blog? Sì, di solito faccio l'abbinamento per esempio essere... questa settimana o la prossima che cosa troviamo? Dacci una preview. Allora, abbinamento per la prossima settimana dovrei andare al cinema del weekend per dire cosa faccio. Guarda com'è aggiornata sul pezzo Andrea, hai visto questo pezzo? Non parli come la Mazzini dei film dell'85. Povera, no, la stai massacrando, sì, perché due settimane che ci pacca, allora devo un po' martellare. No, diciamo che allora un film che voglio mettere sul blog e che ancora non sono riuscito a mettere è la Fuga da Castel. Bellissimo, bellissimo. L'hai visto? L'ho visto anche io. Il regista Wes Anderson, che ha fatto anche l'altro film. Ragazzi, non potete non saperlo, però dai, io mi diverto sempre, mi si andate a morire quando lo interrogo così in diretta, si arrampica, si vede specialista di free climbing su. È stato molto bravo. No, ma io direi che a questo punto dobbiamo ringraziarla, però a Budapest Hotel di vedere che piatto ci mettiamo. C'erano i fantastici dolci di Mendoz, che erano i bignieri, di cioccolato, glassati, partiamo in tagliette. E di lime anche per scappare in prigione. Perché non ci hai portato i Mendes, scusa? Era quello che da fare, questa è la volta. No, questa volta. Portami le arance, quei stecchette fumo innanzi, no! Così mi ha detto da napoletano un tempo, quando si è messo dietro una sedia facendo finta di essere in galera. Quello lì è una storia che visse l'ingegnere Alberto lì.
dentro la caccia di Poggio Reale quando lo arrestarono, ormai quanti anni fa? Tanti anni con Geronimo, il nostro fotografo. Grande Geronimo ancora dentro, lo salutiamo. Ringraziamo Elisa, non so perché faccio fatica a distinguere Elisa e Elena, sono troppo simili. Cooking Movies, tutti i ragazzi, oltre che su caldedelizie.com, andate pure su cookingmovies.it.